Bene, buonasera a tutti, a tutti coloro che sono collegati in questo momento su Zoom e naturalmente a tutti quelli che seguono la diretta su Facebook dalla pagina di Slow Wine. Oggi è la volta della Campania e della Basilicata. La serata fa parte del ciclo di presentazioni della guida Slow Wine, che per chi non l'ha ancora vista, quest'anno ha questo formato qua. Comincerei subito col dar la parola ai nostri due responsabili regionali che si passeranno la palla. Sono Adele Elisabetta Granieri e Alessandro Marra. Io lascerei subito la parola a loro, magari se fate una breve introduzione di entrambe le regioni, magari una prima e l'altra dopo, come avete già deciso voi. So che vi siete già accordati benissimo su tutto quello che dovete fare. Io farò il meno possibile, partiremo con un po' di domande che la redazione si è preparata e poi apriremo anche le domande del pubblico, sia qua su Zoom, sia chi ha delle domande su Facebook, sono le benvenute. Bene, passo subito la parola, non so, a Adele o Alessandro. Fate voi. Buonasera a tutti. Io e Ale siamo a questo nostro secondo anno di coordinamento regionale. Diciamo che il filo conduttore di questi due anni è stato cercare di apportare nuova linfa alla guida, quindi apportare qualche novità al lavoro svolto negli anni precedenti. E devo dire che anche quest'anno, in cui la situazione è stata un po' in stallo, siamo riusciti ad assaggiare cose nuove, e anche a fare qualche nuovo inserimento in guida facendo le visite quando era possibile. Siamo molto soddisfatti quest'anno le chiocciole, come ben sapete, sono state in stand-by, ma siamo molto soddisfatti delle nostre ultime quattro nuove chiocciole dell'annata 2020. E lascio la parola ad Ale, che è uno dei fautori di questa nuova linfa, è il nostro scopritore di talenti. Buonasera a tutti, grazie Adele, grazie Giancarlo. Solo due parole per aprire la presentazione di questa sera. Adele ed io pensavamo di partire dalla Basilicata e ci piace partire proprio dalla Basilicata perché il lavoro di questi anni ci ha consentito di scoprire, tra virgolette, una nuova Basilicata. Una Basilicata che ormai si è scrollata di dosso le difficoltà di qualche anno fa, quando la produzione era incentrata comunque sulla quantità più che sulla qualità. Una regione che non è più quello che è stato per lungo tempo, cioè un serbatoio di vini a basso costo. E una chiave di lettura, ecco, che noi riteniamo essere particolarmente significativa e che ci ha consentito in questi anni di assaggiare vini di sempre più numerose aziende che dimostrano il grosso lavoro che è stato fatto in questi anni. La Basilicata, insomma, produce meno, ma produce meglio. I dati dicono questo perché siamo passati dai 267.000 ettolitri di vino del 2005 ai poco più degli 86.000 del 2016, un trend che però va letto anche con un ulteriore, diciamo, elemento, che è quello dell'aumento dei vini a denominazione. Una regione che ha una forte vocazione rossista e che è molto altro rispetto al Vulture, che generalmente è l'areale più conosciuto della Basilicata. Noi stessi, diciamo, nella nostra selezione di aziende abbiamo dei rappresentanti dell'area del Materano, che si sta facendo sempre più largo. Abbiamo anche un'azienda a Chiaromonte, quindi verso il Parco del Pollino,
peraltro scopritrice di un'uva rossa autoctona come il guarnaccino nero. E poi ovviamente c'è l'areale del Vulture, che è quello che incontriamo tra la Campania e la Puglia, quindi nella parte alta della Basilicata, che è poi quello dove si concentra la maggiore produzione di vini rossi a base aglianico. Giusto un'ultima parola e poi lascio subito il campo aperto ai produttori per i loro interventi. Abbiamo parlato di rossi, manca giusto un flash sui bianchi, e a mio avviso sta in questa una delle criticità attualmente della regione. I bianchi sono ancora una carta non giocata, come abbiamo detto già in altre edizioni della nostra guida, e salvo poche eccezioni di aziende che stanno puntando con sempre maggiore decisione su varietà localmente diffuse come il Moscato, la Malvasia Bianca di Basilicata o ancora Fiano o ancora Falanghina, diciamo che la carta dei bianchi è la partita dei bianchi è una partita ancora aperta che deve essere giocata forse con maggiore audacia, anche perché le possibilità ci sarebbero tutte: suoli, escursioni, altitudini, sono tutti elementi che giocherebbero a favore. Abbiamo con noi, tra gli altri... Scusami Ale, io volevo aggiungere una cosa a quello che stai dicendo. Proprio questa piccola rivoluzione che sta avvenendo negli ultimi anni in Basilicata, quindi che da serbatoio di vino a basso costo per il resto dell'Italia e spesso anche della Francia, si è trasformata in una regione che sta puntando sulla qualità piuttosto che sulla quantità, è anche dovuta alla nuova linfa di produttori che si sono affacciati al mondo del vino. Quindi fare una menzione d'onore in questi moti rivoluzionari alla generazione Vulture, che sta facendo un lavoro egregio. E proprio per questo inizierei, diciamo che noi stiamo cercando di seguire questa nuova linfa vitale del Vulture e siamo molto fieri dell'ultima nuova chiocciola della Basilicata, che è quella di Grifalco. Infatti inizierei da loro, Andrea e Lorenzo, che appunto sono trapiantati da Montalcino in Basilicata, quindi penso che abbiano vissuto anche con questo contrasto l'evoluzione di quella che è stata la Basilicata negli ultimi anni, e comincerei a chiedere a loro cosa è cambiato, cosa sta cambiando. Ciao a tutti, grazie di averci qui. Allora, cosa è cambiato e cosa sta cambiando? Di certo quello che abbiamo visto da quando siamo arrivati qui, io iniziavo le scuole medie, mio fratello iniziava le scuole superiori, è stato un cambiamento colossale. Il cambiamento di cui parlate voi, ovvero da serbatoio a zona di eccellenza, lo abbiamo vissuto in prima persona, nel senso che nel momento in cui siamo arrivati qui il Vulture aveva già un nome, o comunque era conosciuto per essere il serbatoio, e nel corso di tutti gli anni in cui nostro padre ha iniziato a cercare vini, a cercare qualcosa in questa denominazione, c'è stato questo passaggio, ovvero la cosa bella è che sempre più aziende hanno incominciato a decidere di vinificare e di commercializzare da sole, e sempre più persone hanno incominciato a capire che l'aglianico del Vulture aveva una sua anima, un suo perché, un suo tutto, e quindi che c'era bisogno realmente di valorizzarlo. E da parte nostra, nostro padre e nostra madre hanno deciso di scommettere in questa denominazione, in questi posti, perché nel momento in cui dalla Toscana hanno deciso di trasferirsi e di ricominciare da capo, hanno scelto proprio il Vulture come un loro nuovo inizio, perché le possibilità e c'erano grandi aspettative per questa zona. Ci ha voluto tanto tempo, quello assolutamente. La cosa più bella di tutte è stata quella che
nel corso degli anni, affiancando sempre di più mia madre nel corso dei viaggi, ho notato sempre di più le persone, anche il cliente finale, che andava a cercare Aglianico del Vulture, non solo più Aglianico in generale. E quindi per noi è stata una grande vittoria, in quanto una delle denominazioni più piccole d'Italia, riuscire a farci scoprire così tanto. E una delle grandi motivazioni, secondo me, è stata più che altro questa ricerca della qualità e la riscoperta di tante tecniche che venivano utilizzate, ma anche di innovazioni che sono state portate nel Vulture, senza andare a distruggere il disciplinare, ma a valorizzare certe tecniche più anche rispettose nei confronti del vitigno stesso, del lavoro che si fa in cantina. Ecco, grazie Andrea. Questo, diciamo, è già un ulteriore elemento che arricchisce la discussione che stiamo facendo, ovvero negli ultimi anni, con sempre maggiore decisione, abbiamo degustato Aglianico del Vulture di maggiore eleganza, maggiore finezza, che si sono un po' che hanno messo un po' in secondo piano certe ricchezze, certi usi anche del legno un po' caricaturali a volte, e interpretazioni di sempre maggiore finezza che mettono al centro l'eleganza, la freschezza che arriva da un terroir particolarissimo come quello del Vulture, è molto multiforme. Peraltro, voi stessi come azienda, e magari lo chiederei adesso a Lorenzo, siete, diciamo, autori di due diverse vinificazioni da due diverse zone, perché voi siete a Venosa, però poi ci sono due selezioni che arrivano da due areali diversi da quello di Venosa. Beh, per quanto riguarda i vini di cui parliamo, sono da Ginestra e da Maschito. Noi abbiamo avuto la fortuna, lungimiranza di nostro padre, di decidere di acquistare vigneti in comuni diversi, quindi i nostri vigneti non si trovano solo intorno alla cantina, e cioè a Venosa, ma anche nei comuni di Ginestra, di Forenza e di Maschito. La bellezza del Vulture è proprio questa, la possibilità di poter lavorare con così tante diversità di terreni, di esposizioni, di altitudini, di microclimi. Una caratteristica fondamentale della storia geologica di questa zona è che è antichissima, e il Vulture come vulcano ha rimescolato infinitivamente tutti questi territori. Quindi ogni comune, dai più famosi come può essere Barile, Maschito, fino al più importante da un punto di vista di quantità di produzione come può essere Venosa, hanno delle proprie caratteristiche espressive. La bellezza di questa zona è poterci poi lavorare ed esprimerle. Noi abbiamo la fortuna di avere due vigneti molto vecchi che si trovano, uno nel comune nel confine tra Maschito e Forenza, e uno nel comune di Ginestra, da cui facciamo questi due crew, che sono un po' il nostro cercare di esprimere le potenzialità di un territorio, facendo vedere quello che si può fare nel suo massimo, diciamo così, puntando sempre su eleganza e freschezza, che è un po' quello che io cerco di seguire nel lavoro che faccio passo passo, dalla vigna alla cantina. Quindi niente di quello che riguarda la mia idea di vino deve essere concentrazione, ma più verticalità, ecco, e quindi eleganza. E l'Aglianico purtroppo aveva questa idea in passato che era molto pesante, molto grosso, un vino magari che stancasse, e che quindi è stato un nostro lavoro in questi ultimi anni, di tutta nostra, di noi produttori di generazione Vulture, noi produttori un po' più storici, cercare di seguire questa nuova idea per esprimere un qualcosa di più, secondo me, di più elegante per questo vitigno così importante. Bene, grazie Lorenzo. Io a questo punto tirerei in ballo Viviana Malafarina, che è un'altra trapiantata in Basilicata da Genova, e vorrei sentire un po' l'opinione di Viviana, appunto, cosa vedi che è cambiato e che sta cambiando nel Vulture. Tu stai facendo anche un lavoro bellissimo sulla zonazione, quindi
questa cosa ci interessa particolarmente. Forse Viviana è silenziata. Viviana, forse devi aprire il microfono. Oh. Okay. Lo avevo aperto prima, poi l'ha chiuso Giancarlo. sì, una storia abbastanza prossima a quella di Lorenzo e Andrea, perché loro sono, diciamo, già trapiantati di seconda generazione per una scelta portata avanti da Fabrizio e Cecilia. Nel mio caso è stata invece non una scelta familiare, ma personale, una scelta di lavoro. E in effetti nell'arco di 10 anni, che è il tempo che ormai sono qua, l'ho visto cambiare parecchio il Vulture in un modo che a me piace. Tante cose non stanno cambiando ancora, però secondo me cambia lo sguardo dei produttori su loro stessi e sul loro territorio, che è una delle chiavi più importanti forse, iniziare ad immaginare che cosa si può essere al di là del seguire una tradizione che è sempre stata molto bella. Ci sono gli anici molto belli, anche se è vero, come diceva Alessandro, che culturalmente, anzi qua si usava proprio dire, il vino di mio nonno si mastica, non si beve, quindi c'è una cultura dell'aglianico di un certo peso che, a dire la verità, poi viene un po' smentita dagli anni, nel senso che anche i vini di quel peso nell'arco dell'affinamento dei 20 anni diventano meravigliosi, con una trama molto fine, quindi anche là c'è ancora da ragionare. Però è vero che quello che stiamo assistendo, a cui stiamo assistendo ora, è un'evoluzione del gusto che privilegia le caratteristiche di eleganza che sono già classiche di aglianico nella zona del Vulture, per la mineralità dei suoli, per altitudine di quasi tutti i comuni, o almeno di una buona metà dei comuni più importanti, che portano all'aglianico, che tende ad essere dominante con la sua irruenza, caratteristiche di eleganza e di finezza che sono particolarmente interessanti e lo rendono, volendo, molto, molto bevibile, non nel senso che oggi pare brutto dirlo, invece no, proprio un piacere, una piacevolezza a tavola, che a volte forse in passato era un po' oscurata dalla mano pesante in cantina, da una maturazione in vigna. Quindi in realtà si vede che c'è un'evoluzione del gusto, dovuta anche a quello che dici te, a dire il fatto che tanti dei nuovi produttori siano di gusti più giovani, al di là che dell'avere delle teste giovani. Quindi andare alla ricerca di quello che a noi piace, cioè un vino che sia serio, elegante, profondo, intenso, ampio, ma allo stesso tempo una piacevolezza di beva che consenta di goderselo tanto. Temo purtroppo che tutti noi ce lo beviamo assai di aglianico, anche nel privato, nel tempo libero, nonostante tutto. Però, proprio perché è interessante per noi continuare ad assaggiarlo e a ritrovarci. Il lavoro che sto facendo sui crew a me appassiona tantissimo, quindi in realtà per me è un gioco, un modo che per rimanere viva in un territorio che comunque sia è piccolo, è proprio un microcosmo, sia quello del Vulture che quello di Barile stesso. E mentre, come dicevano i Grifalco, la loro scelta è vinificazione della varietà aglianico su diversi comuni, nel mio caso gestisco un'azienda che ha 27 ettari, tutti dentro il comune di Barile, con suoli profondamente diversi tra loro. Quasi tutti stessa esposizione, stessa altimetria, cambiano i suoli. E questa cosa, dopo il primo anno e mezzo, è iniziata a diventare per me fonte di una grandissima curiosità e quindi ho iniziato già dal 2012 il progetto di zonazione all'interno dei nostri vigneti, quindi non ampia come sarebbe bello che fosse, cioè su tutto il Vulture. Però mi ha portato ad avere 4 crew differenti da piccole vigne che si distinguono per suolo o per età, cioè ad esempio il vigneto Prefilo Serico a Piedefranca a Capanno, che pur avendo un suolo analogo ad altri, ha una sua specificità in quel senso, mentre gli altri sono tutti scelti in base alle differenze di suolo che danno, come avete assaggiato, immagino, vini profondamente diversi tra loro. Quindi in realtà il mio divertimento è stato un po' smentire quest'idea dell'aglianico pesantone che sazia e al tempo stesso anche smentire un'idea monolitica di aglianico, cioè gli aglianico sono tante cose, dipende da con cosa vengono alimentati e da quali mani li portano fino alla bottiglia. Grazie Viviana, io approfitterei per salutare tutti gli altri produttori della Basilicata che sono connessi con noi. Vedo Elena Fucci, che è un'altra colonna portante di Generazione Vulture, Cantina del Notaio, Musto Carmelitano, Madonna delle Grazie,
Noi, io e Alessandro, non vediamo l'ora di venirvi a trovare appena possibile. Ale, volevi aggiungere qualcosa? Allora, ci sono un po' tutti, quindi li saluto anche io. Sicuramente il discorso della zonazione che faceva Viviana non è sicuramente un discorso nuovo, è un discorso su cui comunque sempre più aziende si stanno cimentando, si sono cimentate. Ne cito una per dire, un discorso sui suoli, cantine del notaio, sicuramente tra le aziende che ha iniziato per prima e che ha fatto un discorso di questo tipo per verificare, diciamo, come il suolo incidesse sulle caratteristiche dei vini che vi venivano prodotti. Ne approfitto un breve flash, visto che vedo anche Franco Martino, che è un nostro collaboratore di vecchia data sulla Basilicata. Lo saluto, visto che non lo vedo da un po'. La nostra colonna portante lucana. Non so se vuole aggiungere lui altro, però ecco, credo che abbiamo sicuramente messo in luce un elemento decisivo sull'aglianico del Vulture, cioè che questa la crescita esponenziale che abbiamo registrato negli ultimi anni di assaggi, con degli aglianico sempre più centrati, sempre più freschi, che puntano sull'eleganza, sulla finezza, sulla facilità di beva, e quindi lontani anni luce da alcune interpretazioni un po' eccessivamente pesanti, un po' caricaturali, che purtroppo abbiamo invece assaggiato più in là nel tempo. Franco, vuoi dire qualcosa? A sorpresa. Sì, a sorpresa. Ma io credo che questa rivoluzione sta andando avanti da una trentina d'anni in Basilicata. Negli anni Ottanta c'erano le quantità che si vendevano ai grandi produttori di Toscana, di Piemonte, di altre regioni italiane, dell'Amarone anche. Però questo è finito, è molto limitato, sono 30 anni che queste cose non si verificano più. Negli ultimi anni sì, si è avvertito una tendenza a fare questi vini meno corposi, diciamo così, ma anche, diciamo, è cambiata la moda un po' del vino, perché negli anni 90, inizio anni 2000, il vino veniva inteso in una maniera diversa da come è inteso adesso. Anche in Basilicata ci siamo, diciamo, abbiamo seguito qual era la richiesta del vino. È da diversi anni che si produce in una maniera con dei vini eleganti. I vini bianchi, secondo me, ci dobbiamo credere anche noi di Slow Wine, che la Malvasia bianca del Basilicata è una cosa eccezionale. Io l'ho detto sempre a Giancarlo forse mo sta ridendo di quello che... Franco è campanilista! No, io ci credo a questo, Ci credo sull'aglianico, ci ho creduto... No, ma ci vogliamo credere anche noi, sono sicura che i produttori da 4-5 anni diranno. Come adesso credo sui vini del Materano e della costa del Metapontino, che stanno uscendo fuori delle belle cose. Tutto qua. Bene, grazie Franco, grazie. Giancarlo, a te la linea, se vuoi aggiungere qualcosa. No, intanto grazie di questi primi interventi che secondo me ci fanno capire quella che è anche la qualità del pensiero dei produttori con cui ci confrontiamo, che comunque, come possono ascoltare le persone che ci seguono, hanno ben chiara le potenzialità del proprio territorio, e quindi è anche per questo che diciamo la qualità degli ultimi anni è sensibilmente cresciuta, la qualità media. Poi è vero, come diceva Franco, che anche 10-15 anni fa, diciamo, c'erano grandi vini in Basilicata, però sicuramente in questi ultimi anni si sono affacciate sempre più aziende che realizzano vini di ottima qualità, capaci anche di regalarci rossi, longevi, eleganti e di grande personalità territoriale. Quindi hanno tre caratteristiche, secondo me, che fanno sì che l'aglianico del Vulture si collochi tra i grandi vini italiani.
purtroppo sia i numeri sia, diciamo, la scarsa anche diciamo numerosità delle bottiglie della Basilicata in giro per l'Italia fanno sì che il consumatore medio italiano questa tipologia non la conosca così tanto. E sempre di più spero in realtà che gli italiani abbiano la possibilità, la facoltà di assaggiare queste etichette, perché comunque secondo me sono molto 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 interessanti, uno dei rossi dalle potenzialità più importanti non solo del sud Italia ma dell'Italia intera, quindi sicuramente ora che diciamo abbiamo un parterre di produttori piuttosto nutrito che sfornano etichette interessanti, sarebbe bello che anche in Italia ci si accorgesse sempre di più di questa qualità. Bene, grazie Giancarlo. Io a questo punto passerei alla Campania, se Ale è d'accordo, e aprirei con l'Irpinia, con Stefano Di Marzo, perché c'è la notizia bomba che è stato modificato il disciplinare del Fiano di Avellino, notizia bomba che merita lo stesso risalto di Chiara Ferragni agli Uffizi. E qui saluto il nostro amico Gabriele Rosso. Bene, dai, allora, non so, Stefano è connesso? C'è anche il Greco, Stefano, allora, la modifica del Greco di Tuso. Come si è arrivati a questa importante modifica? Perché è stato introdotto nel disciplinare la tipologia riserva del Fiano di Avellino, che diciamo che è una notizia importante anche per dare il giusto peso all'incredibile potenziale in termini di evoluzione, di longevità del Fiano di Avellino, come allo stesso modo del Greco, però piano piano arriveremo anche a quello. Stefano, allora, salve, buonasera a tutti. In realtà è un lavoro che parte da lontano, e cioè già nel lontano 2014-2015 ci fu una commissione territoriale di produttori, tecnici, quindi agronomi, enologi, che misero allo studio una serie di attività che portassero, diciamo, in una qualche misura all'aggiornamento del disciplinare di produzione. Noi sappiamo tutti che, come dire, il disciplinare di produzione è in una qualche misura la costituzione, la legge fondamentale di una denominazione, che è importante che sia, come dire, non inteso in termini, diciamo, secolarizzati, ma che sia uno strumento che col tempo si aggiorna alle nuove tendenze o alle nuove esigenze di un territorio. Quindi questa proposta di modifica, che metteva insieme in realtà una serie di interventi sui disciplinari di Greco di Tufo, Fiano di Avellino, Taurasi ed Irpinia, ha visto, diciamo, una spinta in avanti, un rilancio nel 2017, nel settembre del 2017, con il riconoscimento del Consorzio di tutela dei vini di Irpinia, con il riconoscimento ministeriale, e quindi il Consorzio di tutela con il riconoscimento ministeriale diventa soggetto che esprime, per intenderci, la titolarità delle denominazioni, e quindi può agire in modo autonomo sulla loro modifica. Quindi abbiamo innalzato questo percorso di modifiche al Ministero dell'Agricoltura. In realtà l'impianto di modifiche è anche più corposo, però come sapete ci sono alcune modifiche che vengono intese come modifiche minori o modifiche nazionali, che possono essere licenziate dal Ministero dell'Agricoltura. Ce ne sono altre invece che hanno bisogno del vaglio dell'Unione Europea. Quindi in realtà l'impianto completo di modifiche che i produttori irpini si sono dati per le loro denominazioni è ben più corposo di quello che fino ad ora abbiamo raccolto. Ma in realtà, insomma, lo scorso fine ottobre abbiamo raccolto una prima parte di questi impianti che attengono, per quello che riguarda al disciplinare del Fiano di Avellino, l'introduzione della nuova tipologia Fiano di Avellino Riserva, che uscirà in commercio ad un anno dalla vendemmia. E per il Greco di Tufo invece abbiamo non solo la tipologia Riserva Greco di Tufo Base, che uscirà anch'esso a un anno dalla vendemmia, ma anche la nuova tipologia Greco di Tufo Spumante Riserva, perché già esisteva la Spumante, Greco di Tufo Spumante con 18 mesi di affinamento sulle fecce fini, la Spumante Riserva avrà 36 mesi di affinamento sulle fecce fine. Sono entrambi metodo classico. In realtà, diciamo che, come dire, già molti produttori
intendevano il loro lavoro qua in Irpinia in questa direzione. Ci sono tantissimi produttori che escono con le loro bottiglie almeno un anno dalla vendemmia, quindi in realtà tutto questo era già percepito dai produttori. Noi l'abbiamo come soggetto collegiale, lo abbiamo semplicemente ratificato, formalizzato. Di sicuro è un messaggio importante ai produttori irpini, ma soprattutto al mercato, perché testimonia la straordinaria longevità e la capacità di vivere a lungo nel tempo di questi due grandi bianchi del sud, che sono il Grego di Tufo e il Fiano di Avellino. Quindi, in estrema sintesi, diciamo, il cuore di queste modifiche, quelle che poi sono più interessanti e che già ti assicuro che diversi produttori hanno già iniziato a raccogliere, perché ci risulta dall'ente certificatore che già diverse aziende hanno certificato le nuove riserve. Quindi avremo Grego di Tufo e Fiano di Avellino riserva a partire dalla vendemmia 2018. È un bel segnale, oltretutto, che arriva in un anno particolarissimo come quello che stiamo vivendo, perché avere la possibilità poi, quando sarà, di bere delle riserve targate 19 di Fiano di Avellino e di Grego di Tufo sarà sicuramente una buona esperienza per i nostri lettori, per tutti i consumatori in genere. Tra l'altro, ti rubo un'altra battuta, approfittiamo di te, perché tu, è vero che sei un bianchista, è vero che sei a Tufo e quindi sei innanzitutto un produttore di Grego di Tufo, però non va dimenticato, il riconoscimento di quest'anno tra l'altro va proprio in questa direzione, le sempre migliori performance sul Fiano di Avellino e anche poi sul Taurasi, perché tu, come altri, ti stai accostando con tanta umiltà e con sempre maggiore impegno a una varietà comunque ostica come l'Aglianico, che è, a conti fatti, la varietà che rappresenta un po' il trade union tra Basilicata e Campania, che sono le due regioni che condividono questa importante uva rossa del sud. In realtà, diciamo che non possiamo non riconoscere che, come dire, l'Aglianico sta al sud Italia come il Sangiovese al centro Italia, la Barbera al nord Italia, cioè è uno dei grandi vitigni territoriali del meridione d'Italia. È evidente che è un vitigno che ha una lunga storia di coltivazione e quindi in diverse declinazioni microterritoriali ha trovato il suo territorio di elezione. Qui in Irpinia sicuramente l'Aglianico è un vitigno tradizionalmente coltivato e diciamo c'è un grosso lavoro che si sta facendo, ma già da diverso tempo, sulla sua declinazione più nobile qui al sud, o meglio, mettiamola così, sulla sua denominazione più storica, che è sicuramente il Taurasi, che ha avuto la DOC nel 1970 e la DOCG nel 93. È evidente che l'areale dell'Aglianico è un areale abbastanza ampio, che quindi mette insieme diversi microclimi, diverse dimensioni produttive. Io prevalentemente, come dicevi, coltivo prevalentemente bianchi, Grego di Tufo, essendo la mia una piccola azienda di Tufo, però diciamo è l'Aglianico è sicuramente un grandissimo vitigno, molto rustico, molto difficile da interpretare, che si esprime in modo diverso nelle diverse vendemmie. La nostra è una vigna che sta a Montemarano, quindi nella triade di comuni di maggiore standing dell'areale, Montemarano, Paternopoli, Castelfranci, insomma, è quindi una vigna molto fredda, quindi una vigna dove si raccoglie ancora l'uva come si faceva un po' di generazioni fa, dopo i morti, cioè dopo i primi di novembre. Solo allora l'uva riesce ad avere quelle caratteristiche di concentrazione e di maturazione, non solo zuccherina, ma soprattutto fenolica, che gli permette poi di rotolare bene verso la denominazione sua più nobile, che è il Taurasi. Non va nascosto che però, rispetto ai due bianchi, la denominazione Taurasi è sicuramente quella irpina che soffre di più sul mercato, non solo per la singolarità, per la rusticità di alcune sue espressioni, per esempio tanniche, ma anche perché vive un grande livello di competizione con i grandi rossi del centro e del nord Italia. Quindi è una denominazione che, nonostante la fatica, lo sgomitare che è quotidiano sul mercato, è una denominazione che sicuramente, rappresenta, non in termini numerici, ma in termini di standing, la punta di diamante dell'enologia irpina e campana. Bene, quindi direi grandi novità in Irpinia
E, dove ci spostiamo? Io direi area Casertana, che dici Ale? Vai, vai pure. Giovanni Ascione? Non so, c'è Giovanni Ascione? Eccomi. Eccoli. No, ci sono. Ciao Giovanni, ormai tu hai una visione quasi esterna della situazione. Non vogliamo ripetere sempre le stesse cose, quindi ci terremo sul vago. E vogliamo sapere da te come vedi il futuro dell'area vitivinicola del Casertano. Io sono sempre molto critico, provo a essere critico soprattutto con le cose a cui voglio bene. Il Casertano, che a sua volta comprende zone molto diverse tra loro, perché io ho sempre indegnamente rappresentato l'area delle colline cagliatine al confine con Benevento, cioè invece al confine col mare e col Lazio, cioè tutta l'area invece del vulcano spento di Rocca Bonfina e a salire, che del Massico, che insomma, che sono sensibilmente diverse dalla mia. In generale, io credo che quello che abbia veramente scontato, purtroppo neanche del tutto ancora, l'areale è stato non un problema di identità delle vigne o dei vitigni, anche, ma fondamentalmente un problema delle persone. Ci sono stati pochi vignaioli da noi. Io sono un fan del più importante distretto bianchista d'Italia, più importante per qualità, che è quello di cui abbiamo parlato prima. Sono un fan dell'Irpinia, penso che l'arrivo della riserva sia sancire qualcosa che era tra l'altro già nei fatti. Ebbene, quella è terra dei vignaioli. Non solo i vignaioli, ma i vignaioli hanno avuto un ruolo assolutamente decisivo per avere la qualità diffusa che c'è oggi in Irpinia. A Caserta è un processo che secondo me sta iniziando veramente adesso. Magari neanche tanto con figure che pure ci sono e che si stanno recentissimamente, insomma, sviluppando di veri e propri vignaioli, ma comunque l'attenzione, la competenza delle persone finalmente sta prendendo il posto che dovrebbe avere. E questo è un cambio epocale. Le persone hanno un ruolo decisivo, e anche se non sono i produttori in prima persona a essere così bravi e competenti, ma si fanno aiutare, è già qualcosa, c'è una sensibilità in nettissima crescita. Per questo io vedo un buon futuro, ecco, insomma, sono un po' più critico sul passato e sul recente passato. Ecco, mi sentite? Sì, sentiamo, okay. Non ti vediamo più, almeno non io. Ah, beh, forse perché è in arrivo una chiamata, e allora siccome sto usando il telefonino, eccoci. No, però ti sentiamo comunque. Ecco. No, proprio per chiudere anche il tuo intervento, no? Dicevi prima, tu sei un fan dell'Irpinia, sarà anche per questo che ti sei cimentato, e poi era l'unico vino in effetti presentato quest'anno con un'interpretazione tua personalissima di Fiano, condita da un po' di asprigno, il polvere della Scarubata, una vigna peraltro bellissima che ho avuto il piacere, seppur tardivo, di visitare. Quindi ecco, era curiosa questa cosa, cioè il fatto che un fan dell'Irpinia poi in realtà avesse prodotto un bianco appunto da Fiano in un areale come quello delle colline cagliatine, dove comunque la varietà è anche presente. No, non è un caso. Non è un caso. Il Fiano, io avevo queste vecchissime piante di asprigno in una zona in cui l'unico bianco storicamente era l'asprigno, che non è proprio Cagliazzo, nella zona di Ponte Latone, e ho piantato attorno un vitigno straordinario come il Fiano.
e penso, Convino è uscito dopo 2 anni, che ha fatto esclusivamente legno, quindi tanti discorsi, no? in parte detti tra le righe pochi minuti fa. Ma perché bisogna avere un'idea forte, no? E il Fiano da un lato e le vecchie piante di Esprinio aiutavano tanto ad avercela, e quindi sono stato abbastanza contento del risultato, ecco, solo questo. Sì, comunque sì, fortissima ispirazione irpina, è vero. Anche noi molto contenti, per la verità, o no, Adele? Direi di sì. Direi di sì. Allora, dove ci spostiamo? Si sarà capito comunque che la Campania ha una grande ricchezza ampelografica, una grande biodiversità, come appunto dicevi tu oggi sulle pagine del Mattino, Adele, e quindi tanti territori diversi tra loro con tante ricchezze. Ora ne abbiamo citati alcuni, lo stesso Giovanni parlava di Asprigno, ma l'elenco è lungo, è fittissimo e ci permette di spaziare da una parte all'altra della regione, dalla costa alla montagna, alla collina, alla pianura. Beh, io a questo punto direi di andare in un posto che è un po' costa, un po' montagna, perché siamo in Costa d'Amalfi, però a tramonti, quindi tramonti è un microclima a sé. E dovrebbe intervenire Gaetano Bove, a proposito. E a tramonti, appunto, questi produttori tramontini hanno riportato in auge il tintore, che fino a qualche anno fa aveva dei tannini talmente, veniva identificato con dei tannini talmente da risultare bevibile dopo almeno una decina d'anni. Invece loro hanno fatto un grande lavoro, per cui adesso il tintore è un grandissimo rotto non solo della Costa d'Amalfi ma anche del Campano. E poi c'è tutta la varietà, le varietà autoctone di bianchi, tra cui questi vitigni che sono quasi reliquia, come bianca tenera, bianca zita, peperilla. Mi sentite? Ci sentiamo. Bene, allora, sì, intanto grazie per le belle parole che ho letto oggi sul Mattino. La Costa d'Amalfi sicuramente è uno scrigno nello scrigno della Campania, cioè in Costa d'Amalfi si sono salvaguardate quasi come un enclave chiuso nel corso dei secoli una serie di vitigni, io li chiamo minori campani, poi chissà se sono minori o maggiori, però sono quelli che raccontavi tu, la bianca zita, la bianca tenera, la ginestra, la pepella, su cui si è fatto un lavoro di recupero, in particolare noi l'abbiamo fatto sulla pepella. Ricordo che quando noi siamo usciti con la prima etichetta con la pepella nessuno ne parlava, e poi la pepella è diventata diciamo oggi comune in quasi tutte le etichette della Costa d'Amalfi, che è un distretto molto in fermento, soprattutto la sottozona Tramonti, dove è ubicata la nostra cantina. Sono nati negli ultimi anni praticamente 7-8 cantine, e quindi Tramonti tra l'altro è un piccolo tesoro dell'archeologia enologica, credo, campana e del mondo. È intanto il comune più vitato della provincia di Salerno, praticamente con 178 ettari per la dimensione del paese, sembra essere uno dei comuni più vitati della provincia. E sì, e oltre ovviamente ai bianchi, come tu raccontavi tu, dove noi, anche noi da sempre abbiamo un pochino, seguendo il filone irpino, inseguito la longevità, producendo un bianco e vendendolo poi sul mercato sempre non prima di un anno, forse quest'anno lo venderemo anche due. E poi ovviamente abbiamo un altro dovere. A Tramonti è il regno delle vigne giganti, delle vigne prefillossera. I suoli di questa valle di montagna che dà sul mare sono suoli molto sciolti, arricchiti da tutte le pomici e le cene di vulcani che ci sono arrivate dal Vesuvio nel corso degli anni. La fillossera non ha attecchito,
e Tramonti è un museo vivente della storia del vino, e quindi in particolare c'è questo vitigno autoctono che vive solo a Tramonti, in Costa d'Amalfi, che è il tintore, su cui noi abbiamo puntato da subito nel corso degli anni, che ci ha dato delle soddisfazioni. Anche il tintore, come l'aglianico, è un vitigno rosso molto ostico da lavorare e da affinare. Non ricordo quante volte in vinificazione, anche in vendemmia, abbiamo cercato di modificare il tiro per avere sempre di più un vino più elegante, più fine, con un tannino più vellutato. Sicuramente anche questo è un vino che bisogna aspettare, ha bisogno di tempo. Bene, non so cos'altro posso aggiungere. Grazie. Sentite? Una domanda, sì. Quali sono, vabbè, voi siete avvantaggiati per la denominazione, perché Costa d'Amalfi, diciamo che è un brand conosciuto un po' in tutto il mondo, quindi voi siete avvantaggiati nel parlare di questi autoctoni semi sconosciuti anche in Campania, immagino poi parlarlo nel resto d'Italia. Quali sono le difficoltà che si incontrano quando si parla di tintore, di ginestra, di pepella, che non è parlare di Ianico e Falanghina? Sicuramente le difficoltà sono tante, perché per quanto ci sia la consapevolezza che il territorio è un valore, quindi il nome forte della Costa d'Amalfi funge da traino, ovviamente il mercato campano del vino è allineato sulla Falanghina, sul Fiano, sul Greco e sull'Aglianico. Poi vi posso anticipare, io sono anche membro del Consorzio dei Vini di Salerno, anche noi stiamo modificando il disciplinare, però puntando non sul vitigno, perché oramai il Fiano si sta estendendo anche in altre regioni del sud, come dicevi tu, oltre alla Basilicata, soprattutto la Puglia, il Molise e altre zone, ma stiamo puntando come produttori di vini salernitani sul territorio, perché crediamo che il futuro possa essere in particolare la conoscenza del territorio. A noi ci aiuta molto il distretto turistico, la presenza del distretto turistico, però è anche vero, è molto penalizzato purtroppo, Gaetano. Purtroppo quest'anno il Covid, come spesso abbiamo avuto motivo di dirci, a noi ci ha tantissimo penalizzato, perché siamo piccoli produttori molto localizzati sul mercato campano e locale. E per le cose che dicevi tu, per le difficoltà che si incontrano poi a far conoscere questi vini fuori dalla regione, e ovviamente diciamo, l'assenza principalmente degli americani credo che ha messo un pochino in ginocchio un pochino tutti quanti, non solo le cantine, ma ha messo in ginocchio la ristorazione, gli alberghi, un po' tutto. Però ovviamente la Costa d'Amalfi è anche un'eccellenza del mondo, e in Costa d'Amalfi arrivano tutti i vini del mondo, quindi i ristoranti più importanti hanno tutti i grandi Clos di Francia, tutti i più grandi vitigni, tutte le più grandi etichette internazionali, comprese le americane, la Toscana, il Piemonte, quindi si soffre anche un pochino il blasone, diciamo, di tutti questi grandi nomi. Però, diciamo, a piccoli passi stiamo cercando comunque di portare avanti la conoscenza del territorio, soprattutto della Valle di Tramonti, che non avendo il mare, non avendo le spiagge, era forse la più sconosciuta. Oggi, grazie anche al turismo del vino, diciamo, si stanno facendo investimenti importanti nel restyling del territorio, nella cura del territorio. Tramonti è un paese anche di forte immigrazione, con tanti immigrati in Italia e all'estero. La valle si stava quasi spopolando, le vigne abbandonate, mentre nell'ultimo periodo diciamo c'è un ritorno alla terra, c'è un ritorno alla viticoltura, grazie al lavoro di tanti di noi e anche con l'aiuto di tutti i ristoratori, anche di Slow Wine stessa, che ci ha aiutato in questa diffusione della conoscenza del territorio. Vediamo che tanti giovani stanno tornando alla terra, e tanto territorio sta rinascendo, e questo per me è veramente una grande gioia.
Anche questa è un'opportunità, ovviamente. Vi invito tutti a vedere le vigne di Tramonti perché meritano, onestamente, per tutti gli appassionati, una visita. Confermo. Grazie Gaetano. Io, se Ale è d'accordo, a proposito di biodiversità, mi riallaccerei a Peppino Fortunato di Contrada Salandra, che è stata invece la nostra prima chiocciola campana di Slow Wine, ed è uno scrigno di biodiversità perché nello stesso posto convivono le viti e le api, in un territorio tra l'altro dalle peculiarità particolarmente importanti quale quello dei Campi Flegrei. Non so se Peppino ci sente. Mi sentite? Ciao Peppino. Buonasera. Una buona serata, auguro una buona serata a tutte. Grazie per la possibilità che ci date di dire la nostra in questa realtà di produzione. Sì, io riflettevo, ho seguito attentamente i vari interventi dalle varie parti della Basilicata e della stessa Campania. E riflettevo proprio su questo nostro territorio, che è quello dei Campi Flegrei, un territorio che abbraccia diversi comuni dell'area Flegrea, che va da Pozzuoli, dove io opero, a Bacoli, Monte di Procida, Marano, la parte occidentale di Napoli. Spero di non averne dimenticato qualcuno. Una zona giovanissima dal punto di vista geologico, in continua evoluzione appunto dal punto di vista geologico, ed una delle zone al mondo più pericolose. Abbiamo scelto di vivere e di lavorare, di progettare in questa zona. Ahimè, siamo passati dagli inizi del Novecento, una produzione serbatoio per la Napoli, pari ad una quarantina di milioni di bottiglie, alla produzione attuale di poche. Dai dati sembra che a stento arriviamo a 2 milioni di bottiglie. Una zona tartassata, urbanizzata, aggredita in una maniera forte, e, diciamo, quei pochi che hanno avuto la forza di strappare il territorio, di strappare quanto più terra possibile a questa aggressione, si sono cimentati, hanno cercato di ricostruire una produzione. Mi ritengo sempre un intruso perché non ho una tradizione contadina come altri miei colleghi molto più bravi di me. Ho cercato di dare un mio contributo, in questo ho un grosso limite, sono molto chiuso, faccio poca vita mondana e di questo me ne rammarico sinceramente, perché ho sempre pensato che è necessario, soprattutto in questo periodo, fare sistema, cercare di creare un sistema e veicolare non soltanto la produzione, ma le idee che ognuno di noi ha sviluppato nella propria azienda. Per quanto mi riguarda, sì, è vero, hai ragione Adele, io ho iniziato parallelamente nell'allevamento delle api, grazie soprattutto a mia moglie, è stata lei prima a cimentarsi in questa attività. Poi ho continuato e attualmente conduco nelle nostre vigne questo allevamento, che vivono in perfetta sintonia, con i nostri vigneti. Ho voluto che questa sensazione di biodiversità, io parlo di sensazione perché a volte sembra che sia più una sensazione che una realtà vera e propria. Lo dico perché in quanto allevatore d'api avverto questi cambiamenti fortissimi che si stanno verificando da almeno 5 anni. L'ultima nostra grossa produzione di miele risale a quasi 5 anni fa, dove producemmo quasi 60 quintali di miele, per attestarci in 20-25 quintali. Mi sono confrontato con altri amici, colleghi, produttori e tutti hanno lamentato la stessa grossa difficoltà. Difficoltà che ho notato anche nelle vigne. È vero che io ho un rapporto molto, avendo le api nel vigneto non posso fare degli interventi molto invasivi.
e quindi sono costretto a fare una ricerca molto, molto spinta per poter mandare avanti il vigneto. E anche in quell'ambito ho notato delle grosse differenze, come ad esempio negli anni. La presenza di cocciniglia, prima non ce n'era, la presenza di molte cicaline, la pressione anche molto forte di peronospora e oidio. Nonostante ciò, siamo ancora qui e cerchiamo di fare il meglio possibile. E, niente, mi piacerebbe moltissimo, ecco, creare una possibilità di interscambio con i miei colleghi, perché l'unica possibilità, l'unica chance che abbiamo è questa, quella di fare sistema, non soltanto dal punto di vista proprio commerciale, ma anche e soprattutto dal punto di vista produttivo. Piace anche molto a noi questa cosa, infatti penso che Ale sia d'accordo nel farci portavoce di questa tua richiesta, questa tua idea, prospettiva di collaborare insieme. Sì. Beh, molto in effetti è stato già fatto, molto ancora bisognerà fare. Comunque fatto è che i Campi Flegrei sono sicuramente una delle aree che negli ultimi anni si sono distinte per qualità media, per interpreti, cimentandosi con due varietà, Falanghina e Piedirosso, che effettivamente stanno facendo sempre più breccia nel cuore degli appassionati, ecco, dei wine lover. Rimarrei appunto ora sul filone. Aggiungerei che i Campi Flegrei, in rapporto all'area produttiva e al numero di produttori, sono l'area più chiocciolata della Campania. Ecco. Sì, hai ragione. Tra l'altro, Contrada Salandra è una delle, forse la chiocciola storica che c'era sin dall'inizio di Slow Wine, sin da Slow Wine 2011. Comunque sì, ecco, Falanghina e Piedirosso sicuramente sono le varietà che stanno dando lustro ai Campi Flegrei, non soltanto ai Campi Flegrei, e rimarrei sul filone bianchista, se per te va bene, Adele, perché contrariamente a quello che dicevamo prima con la Basilicata, se la Basilicata è a vocazione rossista, sicuramente la Campania è una regione che ha attualmente, almeno nei bianchi, il suo miglior pezzo, ecco. Sicuramente con punte di eccellenza sui rossi è innegabile, però ecco, è evidente che abbia un fascino tutto bianchista, e rimarrei sul filone bianchista per parlare di Falanghina, che trova casa un po' dovunque in Campania, però in modo particolare in questi due areali, quello che da dove arriva Peppino Fortunato e quello da dove arrivano invece Libero Rillo e Nino Pascale. Appunto il mio, tra virgolette, coinvolgerei subito Nino per parlare appunto di Falanghina e per cercare di tracciare un po' le linee del successo di questa varietà, magari partendo dal bacino Sannita e poi, se vogliamo, allargando anche un po' il raggio verso altri areali della Campania. Buonasera a tutti, intanto è un piacere rivedervi, almeno in video, visto che, come dire, ancora per un po' probabilmente dovremmo fare di necessità virtù, e quindi ci accontentiamo. Intanto ho ascoltato tante belle storie che si assomigliano un po' a quella del nostro territorio, e in alcune cose, diciamo, sono diverse, perché nella nostra provincia abbiamo una viticoltura fatta da pochi viticoltori vinificatori. La maggior parte dei viticoltori in provincia di Benevento non sono direttamente vinificatori. Questa peculiarità non ha aiutato probabilmente una crescita, come dire, rapida del comparto, e quindi la Falanghina, che adesso sicuramente è riconosciuta anche per la qualità, ci ha messo un po' di più a scoprire tutte le potenzialità rispetto ad altri vitigni della nostra regione. Credo che siano stati fatti
dei passi avanti straordinari anche nel nostro Sannio per quanto riguarda la qualità. Però bisogna dire ai viticoltori, con molta onestà, che i viticoltori in questo momento non stanno vivendo un periodo florido, proprio dal punto di vista economico. E questo, pur trovandoci di fronte a un vitigno che ha delle potenzialità enormi, secondo me è un elemento che dovrà farci fare qualche supplemento di riflessione su come organizzare meglio probabilmente una filiera che sicuramente ha un potenziale importante. Io non dimenticherei mai che un territorio come il nostro, che ha sicuramente delle potenzialità importanti, la Campania fonda la sua forza vitivinicola sulla biodiversità, sulle tante cultivar, però ecco, probabilmente nella provincia di Benevento avremo bisogno, oltre che di qualità, e quella su quella credo, mi sento di dire, ci siamo, ragionevolmente ci siamo, probabilmente bisognerà fare qualche sforzo in più, uno sull'identità, primo sull'identità delle produzioni, quindi anche noi avremo, a livello aziendale stiamo scommettendo parecchio sui cru, e quindi sul vigneto, ma credo che questa sia una necessità che dovrà essere un po' estesa al territorio, avere sempre più cru. L'altro aspetto, salutavo con piacere la modifica del disciplinare irpino con la riserva, perché sostanzialmente io credo che sulla falanghina bisogna insistere di più con la longevità. È un vitigno che si esprime bene, sì, sicuramente quando è giovane, ma esprime veramente poco del suo potenziale, secondo me. Quindi riuscire a farlo evolvere nel tempo, dal mio punto di vista, riconoscerebbe più valore a questo vitigno. E quindi provare a insistere su questo aspetto, quindi spostare un po' più in là l'ingresso commerciale dei vini da falanghina, secondo me è una sfida che dobbiamo raccogliere. Quindi l'identità sicuramente, l'altro aspetto importante è la sostenibilità. Non dobbiamo mai dimenticare che i viticoltori sono degli agricoltori, cioè i vitivinicoltori, chi fa vino è un agricoltore tra virgolette privilegiato, per quanto si stia vivendo adesso tutti quanti un periodo molto molto difficile, però secondo me abbiamo un dovere enorme su questo aspetto della sostenibilità. E quando dico sostenibilità non mi riferisco soltanto alla riduzione dei trattamenti, ma ci deve essere proprio una coscienza ecologica, ecologica collettiva che vada a modificare il nostro approccio alla produzione. Intervengo a proposito, un appello sulla riduzione del peso del vetro delle bottiglie, che brava, capitano delle bottiglie. Stavo arrivando appunto a dire non è per sollevarle, quindi consideriamo più bottiglie così. Consideriamo quanta CO2 in meno emettiamo se riduciamo il peso delle bottiglie. Cioè, oggi io credo il dovere di ogni attività produttiva, ma che sia il viticoltore, che sia il produttore di scarpe, che sia il produttore, è quello di provare a fare la propria parte per ridurre le emissioni. Questo è un dovere che dobbiamo assumere tutti. E quindi il viticoltore, ripeto, la sostenibilità non passa solo attraverso la riduzione dei trattamenti, passa anche necessariamente attraverso la riduzione delle emissioni, passa attraverso un consumo parsimonioso dell'acqua, passa attraverso una serie di elementi. Quindi al di là di poi come ci si colloca sui fili, a me non appassionano i filoni produttivi, però ci deve essere una maturità dal punto di vista della coscienza ecologica, e questo è un qualcosa che probabilmente deve andare oltre le coscienze individuali, deve essere una coscienza collettiva. Le scelte individuali sicuramente sono importanti, ma diventano determinanti se riusciamo a farle diventare di sistema. E su quello, secondo me, avremo bisogno di confrontarci di più per creare un sistema Sannio che sia complessivamente, quindi sulla qualità ci siamo stati, ma probabilmente dobbiamo essere più riconoscibili e più determinati su aspetti come quelli che sto citando, perché possono fare la differenza in una prospettiva futura e in un mondo che speriamo post pandemia possa essere un mondo complessivamente più maturo, ecco. Grazie Nino. Io darei la parola a Libero, che è un'altra delle nostre
colonne portanti delle chiocciole campane. Però volevo sapere se Ale vuole intervenire, visto che è zona sua. Non vorrei invadere il suo campo. No, no, lasciamo parlare libero. Vado, parlo senza domanda, ok. No, ovviamente, come dire, è una discussione molto interessante e le idee che si dice, o meglio le idee, i motivi di discussione che sono venuti fuori dagli interventi che mi hanno preceduto sono tantissimi e mi piacerebbe affrontarle a più di uno, però mi rendo conto che il tempo è tiranno, per cui così accenderò qualcosa, poi se c'è qualche domanda specifica uno entra nei dettagli. Sicuramente sono d'accordo con l'idea di Gaetano di parlare di una sostenibilità a 360 gradi, perché troppo spesso si parla di sostenibilità intendendo solo una riduzione di irrottamenti, ma non è quello, va intesa a 360 gradi e allora possiamo parlarne seriamente, sono d'accordo. Faccio i complimenti al Consorzio delle Pine perché diciamo, la riforma dei disciplinari che hanno fatto. Riformulare i disciplinari per allinearli a quelle che sono le esigenze di mercato è una cosa importantissima, perché significa che c'è interesse verso le denominazioni e quindi uno interviene su quelle che sono le denominazioni appunto per adeguarle alle esigenze di mercato, che ovviamente non sono delle esigenze statiche ma dinamiche, per cui ogni tanto un disciplinare va adeguato. C'è sempre il mio presidente di FederDoc che dice che se una DOC funziona, ogni 3-4-5 anni vanno proposte alcune riforme, anche se oggi non è facile, perché come diceva il mio amico presidente del Consorzio di Irpinia, ci sono alcune modifiche che sono di ordine comunitario, quindi per avere una modifica ci vuole un lasso di tempo molto lungo, addirittura di anni. La falanghina, come ha detto già più di qualcuno, è un vitigno che oggi sta tracciando quello che è il futuro del Sannio. E ovviamente se è cresciuta, ed è cresciuta perché negli ultimi 10 anni, se non ricordo male, il quantitativo di vino certificato è quasi triplicato, quindi sicuramente c'è interesse verso questo vitigno che si esprime meglio, che si esprime bene in tutte le sue forme e sicuramente comincia a dare qualcosa di molto interessante quando si va su falanghine più evolute. Come consorzio noi ultimamente siamo intervenuti sulla falanghina, perché se è vero che sta crescendo è forse arrivato anche il momento di proteggerla, e quindi abbiamo bloccato quelle che sono le rivendicazioni nuove, perché comunque in questo momento la quantità di falanghina sul mercato è sufficiente a coprire la richiesta e quindi bisogna calmerare un po' le cose. Si sta già parlando nel consorzio, anche noi, di una modifica di disciplinare, principalmente per la falanghina ma anche per altri disciplinari, perché come già ho detto prima, riformare il disciplinare è una cosa molto intelligente, perché tu vai ad adeguare quello che è il disciplinare alle esigenze di mercato, e quindi, come dire, è scontato che si vada a modificare, anche se vista la burocrazia, soprattutto italiana, molto spesso ti fa passare la voglia di pensare a certe modifiche, perché immaginare una riforma di un disciplinare non è una cosa semplice, però va fatta, e quindi si farà, penso, a breve anche nel Sannio, sarà proposta, poi ci saranno i tempi burocratici per portarle. No, io libero, scusami, io penso che sulla falanghina il lavoro debba essere fatto anche, diciamo, a monte, nel senso che Greco e Fiano un po' sono entrati nell'immaginario collettivo come vini di grande longevità, invece sulla falanghina c'è ancora qualche titubanza a acquistare falanghine di qualche anno, quindi secondo me un po' il lavoro va fatto a monte. Devo dire che ci sono produttori che ci credono molto, te in primis, abbiamo assaggiato tantissime cose interessantissime, falanghine con parecchi anni. Vedo che ci sono anche le Mustilli che ci hanno fatto fare un excursus con le prime falanghine imbottigliate, e credo che cose del genere debbano essere fatte molto più frequentemente, in modo da abituare il consumatore a chiedere falanghine di annate vecchie anche quando si trova al ristorante, perché per quanto mi riguarda trovo sempre, cioè comincio a vedere Fiano e Greco di qualche anno al ristorante, però sulle falanghine non ho tutto questo riscontro, non so se voi avete la stessa mia esperienza. No, hai perfettamente ragione, però qui forse un po' la colpa è anche di noi produttori, perché
È vero che va tutto normato e quindi che ben vengano i disciplinari che prevedono queste situazioni, però voglio dire, alla fine, se un territorio crede in qualcosa, non c'è bisogno del disciplinare per poter fare delle, per mettere sul mercato delle falanghine più evolute, più corpose, più, come dire, che vanno nella direzione di cui stiamo parlando. Forse è colpa di noi produttori, perché alla fine non ci sono tantissime aziende che propongono falanghine più evolute sul mercato, forse siamo ancora pochi. Però piano piano la cosa interessante penso che sia che ci comincia a essere un'inversione di tendenza, nel senso sia da parte delle aziende sia da parte dei consumatori, che c'è una maggiore apertura verso anche le falanghine invecchiate, e vedo che negli ultimi anni sempre più qualche azienda, anche se con una crescita molto molto lenta, c'è qualche azienda nuova che come dire, immette sul mercato delle falanghine a più anni dalla vendemmia e quindi sicuramente più interessanti. Perché per poter far capire al consumatore, al mercato, quello che stiamo dicendo, non basta una sola azienda o due aziende del esercizio. Abbiamo perso una serie di aziende che hanno una certa evoluzione, una certa importanza, e quindi a quel punto tu dai una credibilità al vitigno, non solo all'azienda. Perché se siamo in pochi a parlare di questo, alla fine come dire, viene più vista come una capacità aziendale piuttosto che come una potenzialità del vitigno. Noi come territorio dobbiamo puntare al vitigno, non alle singole aziende, perché se il territorio si valorizza, se il vitigno si valorizza, automaticamente ne beneficiano tutti quelli che lavorano con quel vitigno. Almeno è quello che penso io. Poi. Esatto, è proprio quello a cui volevo arrivare, perché con il Fiano diciamo che c'è stato un percorso progressivo, nel senso che all'inizio erano pochissimi produttori che uscivano con un anno di sosta in più in bottiglia ed erano visti quasi come degli alieni, e invece poi mano a mano sono diventati sempre di più, e questo ha sensibilizzato il consumatore e ha portato poi alla modifica del disciplinare. Quindi è una cosa che deve avvenire di pari passo con la consapevolezza sia da parte del consumatore, ma in primis da parte dei produttori stessi. Ale, devo chiedere un'ultima battuta. Mi vedo taciturno sulla falanghina, mi sto preoccupando. No, approfitto, volevo chiedere un'ultima cosa al Libero, anche perché abbiamo detto prima che tra gli elementi in comune tra Campania e Basilicata c'è l'aglianico, e tra l'altro prima leggevo un commento di Lello Tornatore, che saluto, che appunto diciamo evidenziava la necessità di una zonazione nell'ambito della DOCG Taurasi, che è sicuramente una cosa che condivido. Però ecco, parlando sempre di aglianico, e proprio per tirare un po' le conclusioni di tutti i discorsi che abbiamo fatto finora, soffermiamoci brevemente anche su un'altra DOCG campana a base aglianico, che è l'aglianico del Taburno. In questo modo ecco, abbiamo praticamente fatto un seppur veloce excursus sulle DOCG del sud che hanno l'aglianico come protagonista. Quali sono le peculiarità dell'aglianico del Taburno? Quali sono, ecco, Libero, le differenze con il Taurasi, con l'aglianico del Vulture? Ma io vorrei dire, sicuramente l'aglianico del Taburno ha avuto dei cambiamenti recenti che vanno nella direzione di quello che hanno detto i miei colleghi delle altre aree viticole, cioè si è passata da questi aglianici che si affettavano, come si diceva una volta, a degli aglianici che sicuramente puntano di più sulla freschezza, sull'eleganza. E devo dire che io stesso sono rimasto meravigliato, perché alcuni anni fa si pensava che certi vini con l'aglianico non si potessero avere, perché dice no, l'aglianico ha troppi tannini, ha troppa acidità, ha troppa struttura, non si può avere eleganza, non si può avere equilibrio senza stravolgere il vitigno in un arco di tempo più breve. E invece mi sto rendendo conto che forse non è proprio così. Se si lavora bene a partire dalla vigna, stando attento ad alcune, alla produzione soprattutto, al momento della raccolta, perché l'aglianico alcuni molto spesso inganna sulla raccolta, sembra pronto, invece poi non c'è la maturazione giusta, non tanto dal punto di vista zuccherino ma di altri elementi. Se si sa cogliere tutti questi momenti, si riesce ad avere una base di uva, e alla fine con la giusta vinificazione in cantina si riesce ad avere un vino che sia più pronto, o meglio, sia pronto in un lasso di tempo più breve. Io però voglio dire una cosa sui tre aglianici.
perché tutte e tre le aree, quando si parla di aglianico, viene fuori sempre, se mette in evidenza sempre qualche difficoltà, no? Il taurasi si dice che ha qualche difficoltà in più rispetto ai bianchi, nel sannio abbiamo qualche difficoltà in più rispetto alla falanghina, forse nel vulture se ne accorgono di meno perché l'aglianico del vulture è presente in modo molto più ampio. Però questa difficoltà di queste tre espressioni dell'aglianico, io sono convinto che è legata a una cosa molto semplice, forse alle produzioni molto molto limitate dei tre aglianici, perché io non ricordo bene adesso le quantità che si producono di aglianico del vulture, però facendo il paragone con i due aglianici campani, nel sangue c'è una differenza di produzione tra l'aglianico e la falanghina che è abissata. Stessa cosa succede nell'avellinese, con il taurasi, con il greghe e il fiano, c'è una differenza produttiva molto ampia, quindi alla fine forse la difficoltà di questi vitigni non sta solo nel carattere dell'aglianico, ma sta anche nella loro dimensione molto molto limitata. E purtroppo, ahimè, oggi essere troppo piccoli non è sempre positivo per potersi proporre, non dico sui mercati internazionali, ma anche su alcuni mercati italiani. Ecco, c'è Antonio Cascarano che voleva fare un intervento. Allora, facciamolo... Dov'è? L'ho perso. Eccolo qua. Di avviare. Antonio. Poi abbiamo anche Maura Sarno. Arrivo Maura. Giancarlo, vuoi provare tu ad avviare il microfono di... Ma intanto c'è Maura Sarno, se c'è Maura facciamo parlare Maura. Sì, allora. Mi sentite? Ecco di Maura, ciao. Forse non mi vedete, aspetta. No, però ti sentiamo. Eccola. Ho le vigne dietro, la vedete la mia vigna? Mi fa piacere, tanto piacere salutarvi innanzitutto. Grazie. Buonasera a tutti. Niente, io mi ricollegavo alla riserva del Fiano, perché io in realtà la riserva del Fiano l'avevo già messa in cantiere nel 2017 e purtroppo il Ministero per le Politiche Agricole è riuscita appunto a convalidare, diciamo, la modifica, ad approvare la modifica soltanto un mese fa, e io per la verità avevo già in serbatoio questa riserva perché mi ero illusa che arrivasse prima la modifica del disciplinare. E quindi sono già uscita, diciamo, rispettando quelle che sono le regole del disciplinare, con la mia R, l'ho chiamata R, non potendola chiamare in etichetta riserva, l'ho chiamata R. Mio marito si atteggia, dice che l'ho chiamata Renato come lui, ma in realtà è riserva. E niente, devo dire la verità che ho trovato con questo maggiore affinamento, che per me è diventato addirittura di 18 mesi, perché io intanto aspettavo, no? Aspettavo che si facesse questa modifica di disciplinare, quindi anziché 12 mesi ho aspettato addirittura 18, e devo dire che con questa lunga permanenza sulle fecce fini in serbatoio di acciaio il mio fiano ha beneficiato tantissimo, per cui d'ora in poi farò sempre una riserva del genere. È stata una grandissima conquista, un grandissimo traguardo, come ha detto Libero, che saluto affettuosamente. È stato un grandissimo traguardo per il consorzio dei vini di Irpinia e noi ne siamo tutti quanti molto felici. Grazie Maura. Sì, grazie, effettivamente. A voi. Grazie. Comunque, ecco, ribadiamo che questa modifica del disciplinare, quindi l'introduzione della riserva che è avvenuta per il fiano di Avellino come per il greco di Tufo, nei fatti ha sancito una tendenza che praticamente era ormai comune, assodata, che era quella comunque di prolungare l'affinamento sulle fecce fine e uscire con sempre maggiore ritardo. Quindi andava appunto in quella direzione, tant'è che, se non ho capito male, la richiesta di modifica comunque è datata rispetto a quando la vediamo, voglio dire, cioè era già stata fatta in passato e poi abbiamo visto gli effetti soltanto
soltanto adesso. Comunque bene così, fin quando tu, Maura e tutti gli altri vi impegnerete, diciamo, in questo lavoro delicato, ecco, fondamentale per poter portare sulle tavole degli appassionati, degli amanti del vino, dei vini sempre più buoni e sempre più longevi, ecco. Volevo dare la parola ad Antonio Cascarano, che prima chiedeva di intervenire. Antonio, non ti sentiamo, quindi... Ecco, ora ti sentiamo. Ciao Antonio. Io sono poco tecnologico, perché è da un'ora che sto smanettando col cellulare. E okay, non vi seguivo, e vi seguivo su Facebook, vi seguivo, però là, ecco, non potevo intervenire. Però ho seguito l'intervento di Viviana, era un po' a scatti, quindi si sentiva e non si sentiva. E poi non sono riuscito più a seguire, ecco, la discussione. Ecco. Mi potrei inserire anche in questo discorso di tutti questi disciplinari, di tutte queste... Come parlava il collega produttore... Prima, diciamo, è che io sono un po' contrario, ecco, a queste denominazioni, a questi disciplinari. Bisogna far esprimere a ognuno la vigna, il territorio, quello che dà. Non ci dobbiamo fossilizzare in queste denominazioni, 36 mesi sulle bucce, 42, 3 giorni nella botte, 4 giorni nell'acciaio. Ognuno fa esprimere il proprio vitigno della propria vigna e deve promuovere il territorio e non queste denominazioni. Finiamola con tutti questi disciplinari, con tutti questi lacci, lacciuoli, tutte queste cose che poi non servono a niente. Promuoviamo il territorio, vendiamo vini di territorio. Io faccio un Aglianico di Rapolla, Giovanni Iannucci farà una Falanghina, che è stato sta Giovanni, e ognuno rappresenta la sua identità. Ecco, dobbiamo far esprimere il territorio, ecco, non le denominazioni. Tant'è vero che io mi sono autodeclassato, come tu sai, io faccio per adesso IGP, ma penso fin là andrò verso il vino rosso e il vino bianco, diciamo, ecco, con i miei vini. Però ecco, lascio esprimere a loro, diciamo, no? Un anno il mio Aglianico è pronto dopo un anno, un altro anno sarà un'altra annata dopo 2 anni, dopo 3 anni. Quando è pronto io lo metto in commercio. Quindi non dobbiamo avere queste date così, date burocratiche, diciamo. Io sono un po' contro la burocrazia, Alessandro, e ho detto tutto. Quello che dici è giusto, secondo me, però... C'è anche da dire che la denominazione è una sorta di garanzia nei confronti del consumatore che molte volte non è così avveduto, quindi comprando un vino a denominazione sa che all'interno di quella bottiglia c'è un vino che ha seguito quel disciplinare produttivo, perché bisogna anche mettersi nei panni di chi non mastica vino tutti i giorni e quindi... Sì, magari un vino senza denominazione viene acquistato perché si sa che quel produttore fa un ottimo vino di territorio, molto tipico, però allo stesso modo quando si sceglie, senza conoscere il produttore, si sceglie senza conoscere il territorio, la denominazione dà una sorta di garanzia a questo proposito. Questa è la mia opinione. Sì, la penso anche io così. In realtà fare un vino di territorio poi lo si può fare benissimo sia affiliandosi sia non affiliandosi ad una denominazione, ecco, se così si può dire. Però è legittimo sicuramente il ragionamento di Antonio, come è legittimo il ragionamento degli altri che invece hanno la volontà, il desiderio di fare vini di territorio ugualmente, ma sotto il cappello di una denominazione comune. No, cioè, non mi sembra che appartenenza o meno a una denominazione precluda possibilità di fare esprimere nei propri vini il territorio. Però ecco, è legittimo che tu lo pensi. Alessandra, poi se la denominazione, come dice Adele, è garanzia, io non mi devo trovare sull'autostrada Roma-Firenze un Chianti di OCG a 3 euro allo scaffale, diciamo. Che garanzia mi dà, insomma? Ai consorzi controllare queste situazioni.
Capisci Adele? Ecco, cioè, noi troviamo sull'autostrada DOCG a 2 euro, 3 euro, 1,50 euro, ecco. E quindi non è la garanzia è il produttore, è il territorio. Uno conosce quel territorio, conosce quel produttore. Io la penso così, diciamo. Io non penso che una sigla dà una garanzia, diciamo. La garanzia è conoscere il produttore, andarlo a visitare, conoscere le proprie vigne, il proprio territorio. Dici, ma non tutti lo possono fare. Dici, quindi ecco, la denominazione dà una garanzia. Ma non è sempre così. Comunque, non è sempre io resto così, sicuramente. Però, diciamo, in linea di massima... Di massima è chiaro, una denominazione che dà una certa garanzia, però poi ci si lega troppo a questi disciplinari, troppo rigidi, diciamo, nei tempi di maturazione, nei tempi di stare sulle fecce, nei tempi di stare nella botte, mentre che noi dobbiamo, non ci dobbiamo troppo incastrare in queste regole matematiche, diciamo, ecco, perché... La natura non è matematica, non sempre 2 più 2 fa 4, diciamo, può fare 3, può fare 3,9, come può fare 4, 4 e 1, diciamo, in natura, diciamo. Quindi se ci leghiamo troppo a queste denominazioni come la Liane che deve fare passaggio, barrique, primo, secondo, terzo passaggio, ecco che poi facciamo quei vini che erano, come si diceva prima, di 20 anni fa, che erano imbevibili, diciamo. Se poi si lascia esprimere al vitigno, diciamo, no? Il tempo, il giusto tempo che deve avere, diciamo, no? Una Agliani, che deve avere una Falanghina, che deve avere un Fiano, diciamo, no? Di quel territorio, senza essere legati, se no poi si passa per queste commissioni che guardano con i paraocchi, diciamo, no? Non è così, no, bocciato, non sei più buono, diciamo, ecco. Ecco perché io dico che dobbiamo... dare il territorio e dire vini della costiera amalfitana senza DOC Tintile, DOCG costiera amalfitana è già un brand, diciamo, no? Vulture è già un brand, diciamo, no? Taurasi è già un brand, diciamo, ecco. Falanghina è già Falanghina, diciamo. Non abbiamo bisogno di queste denominazioni, diciamo, no? Falanghina è Campana, poi ognuno prende la falanghina del produttore che gli aggrada, del produttore che gli piace. Vabbè, questo mi pare chiaro. Comunque il tuo intervento è chiarissimo. Noi siamo i primi a premiare con Slow Wine tanti vini che non sono a denominazione, specialmente nella categoria dei quotidiani abbiamo tantissimi vini che non sono a denominazione. Questo testimonia la nostra attenzione al territorio, al produttore, al di là di quelle che sono le regole dei disciplinari, certo. Però diciamo che comunque il disciplinare e la denominazione hanno la loro importanza. C'era Libero che voleva intervenire. Però, okay. Dov'è? Non lo vedo più. Libero, eccolo. Eccomi. No, scusatemi se intervengo, però non posso essere assolutamente d'accordo. Sia per non tanto come azienda, perché resterebbe la mia opinione, ma come presidente di un consorzio non sono affatto d'accordo. Innanzitutto non è affatto vero che un disciplinare sia una gabbia, perché i disciplinari sono delle regole che alla fine garantiscono, per rimanere sulla matematica, che un vino abbia la sufficienza, ma assolutamente non garantiscono l'eccellenza. Immaginare un mondo del vino, della viticoltura, senza nessuna regola, io penso che sia impossibile. E voglio rimanere su questo aggettivo, non esiste, cioè ci sono una serie di regole, se tu ti vuoi utilizzare quella denominazione, anche perché le denominazioni territorio non sono patrimonio di una singola azienda o di due aziende, ma sono patrimonio della collettività, e quindi un bene comune non può essere lasciato alla mercé di tutti, va disciplinato, va regolamentato, poi assieme discutiamo sulle regole giuste o meno, modifichiamo, disciplinare come dicevamo prima. Però non posso accettare assolutamente un discorso del genere, di immaginare delle denominazioni, delle produzioni senza nessuna denominazione. E ripeto, i disciplinari non sono affatto una gabbia. Ovviamente qualsiasi cosa che viene regolamentata può causare qualche piccolo intoppo nella vita di un'azienda, su qualche annata, che magari la commissione ci può fare rivedibile un campione o bocciarlo, ma voglio dire, sono incidenti di percorso che possono capitare, va bene così.
Poi non sono obbligatorie, se tu non vuoi aderire a quel sistema di regole, a quel disciplinare, ti fai i tuoi vini GT, ti fai i tuoi vini senza nessun nome e nessuno ti obbliga su questo. I consorsi, diceva prima Adele, sui prezzi, i consorsi non possono stabilire i prezzi, possono mettere una serie di regole in campo, possono fare il più possibile che vengano rispettate tutte le i disciplinari soprattutto, perché poi i consorsi vanno a tutelare le denominazioni dei vini che fanno parte o IGP o DOP, ma non possono intervenire sui vini da tavola, e quindi mettendo in essere una serie di attività che vanno a far rispettare queste regole, automaticamente si può immaginare che si producono dei vini che abbiano un costo più alto quando si vanno a rispettare tutte le leggi, ma non solo i disciplinari, anche le leggi sanitarie, ma non possono assolutamente stabilire i prezzi dei prodotti, questo ce lo vede la legge, non per le regole sulla concorrenza, anzi spesso ci è arrivata anche la comunicazione dal Ministero che dicevano questa cosa, cioè ci diffidavano i consorsi da mettere in campo tutte quelle iniziative che potessero anche solo influenzare i prezzi, quindi figuriamoci stabilire i prezzi. Scusatemi. Grazie, Libero. Giancarlo forse voleva, sì, voleva intervenire. Bene, ma intanto vediamo se ci sono ancora qualche intervento, direi soprattutto legato, se Adele e Alessandro hanno qualche intervento, soprattutto legato alla produzione, al racconto dei territori, se c'è ancora qualcuno che magari pensate che sia interessante da ascoltare. Ma quello che, a parte questa parte di uscita dal terreno di presentazione della campagna della Basilicata, devo dire che per esperienza, non per nulla, Campania e Basilicata sono territori ricchi di vulcani, perché personalità sono sempre vulcaniche e anzi la zona vulcanica più attiva d'Italia è proprio quella di Contrada Salandra, di Agnanum, sappiamo benissimo, è zona di grande attività vulcanica, e anche in questi anni ho cominciato ormai 11 anni di Slow Wine a conoscere produttori e collaboratori la nostra guida, e non ci si annoia mai, devo dire, in Campania, perché Campania è anche in parte in Basilicata, perché veramente ci sono spunti di grande interesse, anche talvolta spunti polemici, ma ci sta, secondo me, è anche un po' il sale di questa terra. Beh, io volevo intanto dire una cosa un po' riassuntiva degli 11 anni di lavoro che abbiamo fatto di Slow Wine. In parte penso sia uscita molto bene dalle parole dei produttori e le parole sia di Adele che di Alessandro. Un percorso, quello campano e della Basilicata, di grande crescita in questi anni, di crescita dei territori soprattutto. La Campania è una regione in questo composita, oggi ad esempio è mancata, non so se c'è un produttore, c'è qualche produttore da tirare in ballo, ma è mancato un territorio secondo me di grande valore, di grande importanza, che è il Cilento. Quindi noi andiamo a vedere un po' come è formata la Campania, da tanti territori, da una biodiversità incredibile dal punto di vista dei vitigni, e ogni territorio ha una capacità di espressione sia di varietà indigene di grandissimo valore, sia di capacità di vinificazione enologiche e di capacità professionali di grandissimo valore. Quindi non ci si, veramente in campagna, non ci si annoia mai. In questi anni proprio è stato chiaro, quando andiamo a fare le degustazioni regionali, ci confrontiamo con i nostri collaboratori, che sono moltissimi, e li ringrazio, li saluto. Non ci si annoia mai, proprio perché ogni territorio riesce a sviluppare vini di grandissima diversità, nel senso che quando anche sugli stessi vitigni, quando si assaggia un Fiano o un Aglianico del Cilento, ad esempio, di cui oggi non abbiamo parlato, ma secondo me
ha un grandissimo fascino, un territorio di grandissimo fascino, e si assaggia gli stessi vitigni in Irpigna o in altri territori, ecco, si incontrano vini completamente diversi, perché i suoli, le differenze di suoli da suolo dolomitico della costiera amalfitana, dal suolo vulcanico e della zona dei campi Flegrei, territori come il Sannio, ecco, ci sono veramente giaciture e anche diversità pedoclimatiche incredibili. Penso di Irpigna, che è a 30 km dal mare, la zona più vicina al mare, comunque sono 30-35 km dal mare, però il clima, quando anche d'estate magari si va a visitare un'azienda in costiera amalfitana, poi si va verso l'Irpigna, si fanno due gallerie e il clima cambia completamente. Cioè, è veramente un territorio, una regione che ha delle differenze, delle peculiarità che poche altre regioni italiane hanno. Quindi secondo me questo va raccontato. I produttori in primis hanno la fortuna di poterlo raccontare, perché veramente la Campania magari ha anche una difficoltà probabilmente nel marketing del territorio, perché sicuramente vanno raccontate molte diversità, però è un mondo molto che è alla ricerca di novità, di differenze. Sicuramente la Campania uno può fare da padrone, perché le differenze sono tantissime. Poi, come abbiamo detto, in questi 11 anni il fatto che la Campania sia sempre di più vista a livello italiano come grandissima produttrice di bianchi è ormai un fattore chiaro a tutti. Detto questo, Slow Wine anche nei suoi riconoscimenti riconosce, scusate il gioco di parole, una grandissima importanza anche dei vitigni a bacca rossa, perché siamo tra quelli, penso dal punto di vista della critica, che riconosce le potenzialità in primis dell'aglianico, ma anche del piedi rosso, del tintore, di questi vitigni che sicuramente, a nostro parere, raccontano un'eccellenza, raccontano una biodiversità che si ritrova solamente in Campania Basilicata, cioè queste caratteristiche di questa finezza che ha l'aglianico è indubbio che è un grandissimo vitigno. Certo, non è semplice, perché la concorrenza a livello globale è molto forte, però secondo me, secondo noi, perché sennò non investiremo con così tanti riconoscimenti sui vitigni a bacca rossa, queste due regioni hanno delle potenzialità enormi. Non so, Alessandro, Adele, se avete ancora qualche domanda, sennò poi volgiamo verso i saluti. Sì, se ha nessuno con cui parlare un po' di Vesuvio, perché a proposito di biodiversità è un'altra delle aree a forte intensità di autoctoni tra Caprettone, Catalanesca, e sarebbe stato interessante parlarne con qualcuno. Non so se Vincenzo Di Meo della Sibilla vuole dirci qualcosa. Loro sono nei campi Flegrei. Io volevo salutare tutti, ringraziare tutti e soprattutto a tutti i produttori della Campania e del Sud Italia di tenere duro in questi momenti difficili, e miglioreremo naturalmente, ce la faremo. Ciao a tutti. Ciao. Grazie Vincenzo. Devo dire che ti porta sempre un messaggio di positività. Sarà la sua. Vero. Grazie a tutti. Verissimo, vero è anche che era impossibile parlare di tutto, Giancarlo lo ha detto benissimo, la Campania è una regione comunque molto variegata, con grandi diversità, un grande patrimonio di ricchezza ampelografica, quindi effettivamente era complicato riassumere in pochissimo tempo tanti argomenti. Però grazie a tutti da parte mia, io non ho altro da dire, se non avete altro da aggiungere voi io saluterei tutti, ringrazierei
chi ha partecipato, chi non ha potuto essere con noi. Ringrazierei tutti i collaboratori di Slow Wine Campania e Basilicata che anche quest'anno con grande sacrificio e difficoltà comunque non hanno fatto mancare il loro contributo, sempre più prezioso. E basta, quindi saluti a tutti. Per me, poi... Io mi unisco ai ringraziamenti di Alessandro e con la promessa a tutti i produttori che appena ci sarà possibile torneremo a venirvi a trovare come prima, anche perché ci mancate tanto. Bene, io allora a questo punto mi prendo la patata bollente di chiudere. Ringrazio innanzitutto i produttori presenti e i produttori anche che oggi non sono riusciti a essere con noi ma sono presenti nella guida. Ormai la campagna conta su praticamente 100 schede sulla guida, la Basilicata 94 e 20 94 e 20 sì. Io sono quello dei numeri sì, e soprattutto dei numeri che mi chiedi sempre di aumentare, quindi... vedi. Però piano piano ci stiamo riuscendo, eh. È come la goccia che scava la pietra siete, quindi no, beh, giustamente devo dire che la Campania, come dicevo prima, è una delle regioni sicuramente che macina più novità e quindi è anche giusto riconoscere queste novità aumentando lo spazio nelle pagine della guida. Poi la guida è come sempre un prodotto editoriale, quindi non è semplicissimo aumentare il numero di pagine, però devo dire che anche grazie al successo che la guida ha, che riscuote nonostante le mille difficoltà che Covid e non Covid comunque sconquassano il mercato editoriale, devo dire che la guida tiene botta, anzi quest'anno addirittura vedo dei numeri che salgono, quindi che in tempi così difficili non sono semplici, non sono scontati. Quindi ringrazio tutti quelli che hanno creduto in noi, che continuano a credere in noi. Ringrazio tutti i nostri collaboratori, oltre ai produttori. Magari li scorro, quindi ringrazio Ugo Baldassarre, Alessandro Barletta, Vincenzo Canoro, Pasquale Colucci, Antonio Follo, Alessandro Limone, Simone Lucchisani, Sara Marte, Franco Martino, Teresa Mincione, Maurizio Paolillo, Carlo Stasi e Lello Tornatore, in perfetto ordine alfabetico. Spero di non aver dimenticato nessuno. Ringrazio di cuore e a domani per tutti quelli che ci stanno seguendo con un'altra regione alle 18:30, l'Umbria. E grazie a tutti voi e alla prossima. Viva il vino, viva la Campania e la Basilicata. Ciao! Grazie e buonasera a tutti.